Quest'anno apre a Tropea, o meglio riprende una gestione cambiando il nome di un ristorante già aperto, e si dedica alla cottura di questa meravigliosa carne brasiliana. Da, come si chiama questo tipo di carne? Allora, noi facciamo il churrasco brasiliano, in realtà non ce lo siamo inventati, perché veniamo da una cultura brasiliana, perché mia moglie è brasiliana, abbiamo il cuoco brasiliano, mio fratello si è specializzato nel corso degli anni in questo tipo di cottura, e quindi facciamo il churrasco brasiliano. Quindi si chiama churrasco? Churrasco, sì. E lo cucinate, vedo dalla pubblicità, la spada. Sì, facciamo un tipo particolare la spada, abbiamo queste particolari griglie che sono venute dal Brasile e quindi ci vengono. Quindi per spada si intende questo. È lo spadone. Lo spadone, cioè dove si infilza la carne. E si infilza la carne. Poi viene servita al piatto, tagliata quando è cotta, e poi quando diciamo viene la parte cruda viene rimessa nella griglia e poi quando è cotta viene riservata di nuovo. Una prelibatezza. Sì, è una cosa unica che nessuno fa in Calabria. Addirittura, sì, sì. È un ristorante unico, unico da questo punto di vista. Unico in Calabria. Ah, sì. È un bel primato. Esatto. Allora Giacomo, è una sfida che abbiamo voluto lanciare. Infatti vedo che è una soprattutto cosa in un posto di mare dove appunto difatti molti ristoranti più europei si dedicano al pesce. Esattamente. Benissimo. Questa noi è una non abbiamo pizza, non abbiamo pasta, facciamo solo carne. Ah, ecco, una scelta la nostra mirata senza altri. Quindi antipasti. Il nostro rodizio comprende va dall'antipasto. Appunto 8 tipi di carne diverse, tutti i contorni, frutta, dove c'è pure vino, vabbè, dessert, acqua, il dessert, tutto. Quindi, comunque compreso. La carne è il piatto carne, principale. Noi serviamo solo carne, esattamente. Questa churrasco brasiliano. Churrasco brasiliano, esattamente. Siete aperti solo d'estate o no, anche? No, noi la nostra esclusività nasce anche in questo qui. Terremo aperti anche d'inverno. Ho visto che c'è un bel locale anche all'interno. Sì, abbiamo una sala interna di 40-45 posti che terremo aperto anche. Quindi l'intenzione è quella di tenere aperto tutto l'anno. Assolutamente sì. Allora Giacomo, domani sera io torno per fare qualche ripresa sul modo come cucinate questa carne, per far vedere anche agli amici di questo blog, insomma di YouTube, il modo proprio in cui la cucinate e poi la servite. Okay. Intanto ti lascio, ti auguro un bocca al lupo per la nuova gestione. E perché questo ristorante possa diventare nel tempo un punto di importante della cucina. Grazie. Di questa carne. Quindi infatti volevo dare proprio un valore aggiunto a Tropea, perché Tropea mancava un locale esclusivo e unico come questo qui, volevamo dare un valore aggiunto e ci stiamo. Guarda, qualcosa mi dice che sono certo che questa sfida la vinci. Grazie. È una sensazione. Grazie mille. Ci lasciamo per questa sera così. Grazie. A domani. Vi aspetto ciao, domani. Ciao. Grazie. Con mio cos'è mio? Con te. E lì è brasiliano, lui è brasiliano, lo tocca. Quindi siamo di fronte a questa cucina, questa carne che si fa alla spada. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou, o faroleiro que contava vantagem parou, a namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. A
moça triste que vivia calada sorriu. A rosa triste que vivia fechada se abriu. E a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Estava à toa na vida, meu amor me chamou. Fraco se esqueceu do cansaço e pensou, ainda era moço pra sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela. A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Mas para meu desencanto, o que era doce acabou. Dudu tomou seu lugar depois que a banda passou. E cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar cantando coisas de amor. Depois da banda passar cantando coisas de amor. Depois da banda passar. I piatti a quanto pare sono vuoti. Sono vuoti, abbiamo apprezzato la carne. Quindi siamo di fronte a qualche cliente che ha già assaporato. Sì, sì. Come è stata la prima volta che veniamo e abbiamo cenato bene. Avete cenato bene? Sì, sì, sì. Di questa carne brasiliana. Ottima, ottima, ottima. Ottima. La consiglio, sì. La ringrazio per questa testimonianza. Grazie a lei. Siete in vacanza qui? Sì, sì, sì. No, diciamo di sì. Sì. Siamo venuti in barca. Ah, siete venuti in barca. Avevate mai mangiato? Pensavate, anzi, cambio la domanda, pensavate di trovare un ristorante che servisse la carne, la churrascheria, la churrasca alla brasiliana? No, no. Quindi siete rimasti un po' così, colpiti? Sì, sì. Sorprese più che colpiti. Da queste zone, insomma, sì, da queste zone che non è... Allora, Giacomo vanta di essere ristorante qui in esclusiva. Beh, sicuramente. Assolutamente tra la Calabria. Io non ci credevo, ero un po' scettico ieri sera quando l'ho intervistato, però la vostra testimonianza serve proprio. Facciamo i complimenti a Giacomo, Io vi ringrazio per il momento. A Giacomo e allo staff, tutti. Scusa, il tuo nome? È Riccardo. Riccardo, mi chiedevo, ma la carne è di locale oppure viene dal Brasile? La carne è nostra, di manzo, viene da Brasile, Argentina, la parte più buona che c'è di manzo, in tutto il mondo, anche in Australia. Anche magari. Qualcosa di locale, visto che si arrivate del pollo? Sì, locale solo carne, carne bianca, che chiamiamo come pollo, maiali, salsiccia, c'è un nostro macellaio che fa apposta per noi. Però il resto viene tutte dall'Argentina al Brasile. Argentina, Brasile, Australia, quello che c'è di più buono nel mercato mondiale. Grazie. Posso dar-me mais um minuto com você? Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem que sai agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Mas além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa para olhar. Sou filho único, tenho minha casa para olhar. Aqui eu não posso ficar. Demônios, meu filho, da garoa. Pascalinho,
paroline, domandina semplice semplice, scontata. Come avete cenato? Benissimo. Assolutamente eccezionale. Grazie. Se quiser.